Okay. Purple crap coming up. We're gonna need some major weeding, mate. I think I've got the knack for it. Dobbiamo ritrovare il minigioco? Sì, perché ne abbiamo fatto soltanto... Ma guarda che questo non l'abbiamo mai fatto, queste formiche sì, c'erano già. Sì, sì, Alessio. Quelle danno la strada. Era qua, era. Seleziona capitolo. Sì, era questo qua. C'era uno, l'avevamo trovato, era quello saltando là il paletto e... Ne manca l'altro. Sei andato dove vanno le formiche? Perché non vai dove vanno le formiche? Perché dove le formiche stanno andando avanti, infatti. C'è sempre un minigioco, no? Curvavano qua. No, no, stanno andando qua. Qui curvano, qua, sono... qua, qua da me curvano. Sì, ma ti curvano e poi ritornano sono... esattamente dove sto io. Continuano a camminare andando avanti. Dentro l'albero. Perché, allora, aspetta, fammi... Vado un attimo a esplorare di qua per essere sicuro che... No, questo era il posto che non serviva a venire perché era dove dovevi venire tu per farmi spostare. Eh? Ti vedo lucido. Allora, aspetta. Aspetta, perché... Cosa stai facendo? Stai fermo, immobile? Un attimo, stavo scrivendo, me era arrivato un messaggio urgente. Ma che cazzo ti frega, Cree? Allora, qua era dove eravamo andati e c'era solo il gioco del coso, no? Sì, era solo l'altalena, quella che poi alla fine era finita 84 a 21. Dopo tre che ne avevi vinti te. Ho vinto io. Ci sono le lumache qua. Ma scusami, chiedi dov'è il minigioco. Chiedi in chat. Non preferisci che ce la caviamo fra di noi e basta? No, perché l'abbiamo già fatto sto livello, quanto cazzo ci mettiamo? No, è andando più avanti, preferisci che parli, quindi? No, no, ma giochiamo, però c'è nei limiti del gameplay la chat può intervenire. Però non si parlerà di nient'altro che non sia gameplay. Allora. No, così intanto torna indietro. Di rompere il cazzo. Anche allora, su YouTube intanto... tutti a scrivere, ma parlate troppo. Sto riempiendo di squirting la cosa. Troppo, smettete di parlare il gameplay, ma quando l'ho finito questo gioco? Quando lo finite il gioco? Cioè andate avanti così, parlate troppo. Allora. Esatto, io voglio approfittarne perché altrimenti giustamente mi stanno scrivendo. Voglio approfittarne per salutare la chat e i moderatori, visto che avete rotto il cazzo a dei livelli inverosimili. Oggi faremo solo 2 ore di gameplay senza mai parlare di nient'altro e possibilmente interagendo pochissimo con voi tutti. Anzi, sì, se, metti così, che annunciano, metti che così annunciano qualsiasi... Nintendo... Esatto. No, così è come qualsiasi altro evento, esatto, come qualsiasi con altro let's play di Aligi, di La Via, di chiunque, basta. Anzi, per stare coerenti con i loro numeri, non vorrei più di 600 persone in live, grazie. Beh, oddio, Aligi, insomma, non possiamo parlare male di... Non si può parlare male. No, non si può parlare male, cioè, criticherei Aligi. Ma non Aligi hai parlato per... male. No, ma stai dicendo una cazzata proprio, Aligi sui numeri proprio è l'unico che veramente non può dire nulla, è campione di incassi totale. Perché magari lui fa quella... Ah, ho trovato il gioco. Sì, stavo dietro di te. Fa, come si chiama, magari fa quelle live a degli orari improponibili in cui non gli frega un cazzo a nessuno. Ah, certo, dai del cibo invitante agli animaletti, iniziamo. Okay. No, c'è da sparare. Salta Vai, Y, là. Alessio, Y. Salta e là. Salta e lancia. Cosa vuol dire salta e lancia? E che ne so, Alessio? Sto con te, Ma adesso ho capito. Credo. No, l'hai preso, bastardo. Beh, ma è impossibile questo qui. Porco cazzo! Yes.
Mamma mia, no, che pareggio. Ho recuperato, stavamo tipo 6-1, non so neanche io come ho recuperato. È stata una ho roba sbagliato tutto, sbagliato incredibile. Questo ho veramente c'è stato un riepilo, un recupero di quelli proprio clamorosi, eh. No, me l'ha fatto perdere, bastardo, l'hai sbagliato. Che coglione che sei. Ma perché invece tu l'hai indovinato? No, ho sbagliato ancora. Cioè, infatti che cazzo parli? Mi fa ridere che ti lamenti, come se tu avessi invece beccato. Comunque ci sono anche quelli dietro ai numeri, non ha veramente senso. No. No! Mamma mia, che cazzo di campione! Fuck yeah! Non ce la posso fare, col tempismo questa roba. Mamma mia. Tutti così questi giochi di merda. No. No! Mi torno per l'ultimo, proprio clamoroso. Che culo incredibile. Ma ho anche recuperato incredibile. Ho recuperato 11-7. Mamma mia. Credo che questo è l'ultimo. Ma che bastardo, ce l'avevi lì. Certo, l'avevo preparato proprio prima, eh. E vince ancora. Mi è venuto male il cuore. No. Allora, aspetta. Allora, prima di tutto voglio ringraziare chi si è abbonato. Ho visto passare diversi abbonamenti. Thunder in particolare ho visto forse Not Giulia, non so, forse ho visto passare un po' il abbonamento perché siamo sulla hype train di livello 2. Però aspetta, ti devo leggere questo messaggio perché è incredibile. Preparati, eh. Senti questo è clamoroso. Comunque, a volte non capisco la vostra bipolarità. Questo ce lo dice il nostro GPTV. Non vi siete mai fatti problemi a ignorare la chat e bloccare le serie di altri giochi, mentre in questo caso vi state incaponendo nel continuare It Takes Two, quando pure voi avete detto che era solo un tappabuchi aspettando Resident Evil Village, 8, che ormai è uscito da un mese e quindi non odora nemmeno più di vecchio. Allora,
In realtà ha perfettamente ragione, semplicemente non è vero. Questo non qua è vagamente divertente, più che altro è tecnicamente accessibile per noi. No, aspetta, non hai per niente ragione, Giuppi, mi dispiace a differenza di Alessio, perché It Takes Two non è mai stato un tappabuchi. Lo abbiamo da sempre detto che lo avremmo giocato tutto, It Takes Two, visto che è un titolo è un co-op che fa senso. Sì. Dopodiché Resident Evil Village, l'abbiamo detto che l'avremmo giocato, se non fosse che già da mesi prima dell'uscita di Resident Evil Village abbiamo già detto che non l'avremmo fatto per il semplice fatto che non è possibile giocare insieme a me e Alessio, e quindi la cosa abbastanza si schiantava. Ma trovare il modo, ma non c'è un modo, perché ti ho detto l'unico modo è che ti metti in condivisione lo schermo. Questo gioco più o meno ha detto tutto quel che c'era da dire. Sì, ma quello l'ha detto già la seconda puntata, l'ha detto tutto quello che c'era da dire, Non è adesso che ha detto tutto. Il concetto è che... Mi dici dove stai andando? A finire il livello, Alessio. Finiamolo velocemente. È quello che sto facendo. Vai avanti, corri, non parlare. Corri e dimmi dove andare. Per cui quello che vi stavo dicendo è che va bene tutto, però non è che ci stiamo incaponendo, cioè ormai lo finiamo anche perché ci siamo. Dopodiché su quello di Resident Evil, ragazzi, l'abbiamo detto, non c'è possibilità di giocare insieme perché dovrei farlo con la condivisione schermo, ma Alessio non vuole fare una roba con la condivisione schermo in cui non può giocare e quindi non ci sono possibilità perché non c'è verso di farlo giocare. No, devi condividere i controlli. Ma non posso condividere i controlli, Alessio, devi comprare la PlayStation, ma hai detto che non ti va a comprare la PlayStation, quindi il problema non si pone. Cioè, guarda che me la compri tu la PlayStation, ma con GeForce non funziona. Guarda che non te la compro io la PlayStation. Dopodiché no, non si può fare niente, ti ho già detto, non c'è verso. No, c'è quello Steam, c'è quella roba di Steam anche. Ma deve essere abilitato dal gioco, credo che Resident Evil, se non ricordo male, non lo abilita quello. Non mi interessa, controlla. No, già sono abbastanza convinto di questa cosa qua. Vaffanculo. Me la riesci a bloccare o andiamo avanti così, Ale? Ok, pure questo è fatto fuori. Mo ce n'era un altro, ti ricordi che è per 10. Bloccalo. Vabbè. Questo qua, Alessio, se non me lo blocchi va avanti all'infinito, Non so più come dirtelo. Ma mi stanno massacrando, che cosa faccio? Se non uccidi un po' di questi qua... No, è inutile ucciderli perché... Vabbè. Vedi, mi ammazzano, sono tutti su di me. Ti ammazzano perché fai schifo, Alessio. No, devi prendere lui. Niente, poi con la mira che c'è, la mira di mio nonno. Ma grazie a cazzo con te. Ripeti le cose all'infinito perché magari funzionano. Sì, guardali, vienili a tirare via. Quando è fatto fammi una voce, Sono morto, tanto. Dicevo, fammi una voce quando è finito, Io te lo sto tenendo fermo, tu stai ammazzando tutti gli altri, vediamo quando... Certo, perché mi hai detto di ammazzarli, quando è mi fai una voce quando l'hai preso, Adesso li stai ammazzando, invece. Quando l'hai preso dico, fammi una voce quando sei riuscito a prenderlo. Ancora, mi ammazzano. Fammi una voce quando riesci. Niente. Andiamo avanti così. Vabbè. Ecco, mi è arrivata la trambata. Va bene, proprio. Cioè, veramente, è incredibile. Sono finiti? Sì, dobbiamo ammazzare tutti. Schippa. No, non c'era una soluzione, Giuppi. Ti ho detto, non c'era assolutamente alcun tipo di soluzione. Perché per giocare in remoto la soluzione è che Alessio compra la PlayStation. Ve l'ho già detto, quella è l'unica soluzione che c'è. È Alessio che compra la PlayStation. No, è che mi compri la PlayStation. Ma io non ti compro la PlayStation, Alessio. Perché ti devo comprare la PlayStation? C'è i soldi infiniti, ti devo comprare io la PlayStation. Guarda che mi devi far volare. Ti devo far volare? Mi hai ucciso. Sì, devi andare a spruzzare quel fiore che fa girare le ventole. Sto riempiendo di squirting il fiore, vai. Ok. Sei arrivato, no? Ovvio. Vai. Se fai quel che devi fare. Andiamo. Dove stai andando? Devi andare a aprire il fiore, dai. Quale questo fiore? Qua è un'ora e mezza. E dove sto io, Ale? Allora, Alessio, fai schifo, fai regalo a tua nipote. Giuppi TV per PC sono problemi che permettono ad un altro utente di usare il tuo PC dalla distanza. Sì, l'unico che avevo visto era Parsec, ragazzi. Avevo fatto delle prove con Parsec, l'avevo anche installato.
preso tutto il necessario. Il problema è che Alessio lo deve installare sul suo computer. Gliel'ho anche detto di installarlo, ma non lo ha mai fatto. Quindi più di questo è un po' complesso. Quello però lo posso fare, non so neanche cosa sia, però posso. Devi installare Parserk. Possiamo fare una prova con Parserk tramite Steam, che è, che è questo qui. Possiamo fare una prova di Steam, infatti, avevo detto. No, Steam, il gioco in remoto di Steam non è supportato da Resident Evil Village. L'unico che possiamo fare è con Parsec, che tu ti metti a giocare con appunto, è come se tu accedessi al mio computer. A quel punto possiamo fare quella prova là. Questo sì, lo possiamo fare. Quello lo possiamo fare, sto tentativo. Possiamo fare con Parsec, mo tanto se appena finiamo questo qui possiamo provare a mettere Parsec sul computer di Alessio. Il problema è che Alessio lo deve fare. No, non esiste il treno da Vignola a Terni, ragazzi. Famoso treno. Ma cosa avrò? Cosa avrò? Il lag più grande della storia? Io non ho idea, non ho idea come gira, infatti. Il problema è quello, non ho idea di quanto, di come possa girare. Quella è la mia unica preoccupazione. Che possa veramente girare brutto e male. Dove stai andando? Perché mi disorienti? Come ti disoriento? Sto andando avanti a livello. Stavo andando nella direzione giusta, sei tornato indietro. Certo, sì, è colpa mia. L'hai fatta apposta, perché vuoi arrivare primo. Sì, a parte che sono sempre primo. Vai? Ma, no, ma come fai a non prenderlo non lo so. A te? Non lo so. Dicevo, bisogna fare solo questa prova lì. Giuppi, devo fare solamente questa prova qui. Giocherete Operation Trumbo, ragazzi? È quella prova lì o questa prova qui? Quella non prova quella lì. Roba. Faremo quella prova lì. Per vedere che succede. Dai, lei, vieni che dobbiamo schizzare qua il fiore, dai. Dicevo, faremo la prova con Parsec appena finiamo i Take Two e vediamo che succede. E in base a quello ci regoliamo. Ricordatevi sempre che saremo a distanza. Cioè, secondo me farà cagare, però ci proviamo. Tra l'altro vedo che già state scrivendo in chat: giocherete Operation Tango? Ragazzi, il problema è se giochiamo Operation Tango non giochiamo Resident Evil Village. Anch'io sarei più per giochi co-op di quel tipo, che almeno hanno senso. No, ma scusami, Operation Tango arriva sul Game Pass. Appena arriva sul Game Pass lo possiamo giocare. Ma a parte non lo so, magari io. Non lo so se arriva. Non so neanche se c'è su Xbox, devo essere sincero. Perché di sicuro l'uscita è su PC, di sicuro l'uscita. Non lo so se c'è anche, effettivamente non ho idea se arriverà sul Game Pass Xbox, devo essere sincero. Dai Alessio. Comunque, sì, lo so che è multipiattaforma, ma non so se esce sul Game Pass coso. Sì, a me alla fine non cambia nulla. Dice Giuppi, basta che fate live, però capisco le critiche della chat. Ma le critiche della chat però dipende, perché cioè qual è la vostra critica? Il fatto che non abbiamo parlato. Adesso hanno detto questa è la più brutta live di sempre perché non abbiamo parlato all'inizio. Dopo che per tipo 8 puntate di Takes Two avete rotto il cazzo che era noiosissimo il fatto che parlassimo all'inizio. Allora, quelli che ci tengono che facciamo due chiacchiere dovrebbero andare su YouTube e scrivere nei commenti a tutti quelli che dicono perché non giocate, dire non esatto. Rompere i coglioni, faccia di merda. Abbiamo il 100% delle lamentele su YouTube del fatto che non giochiamo e qui in live siete stati 8 puntate su 9 a lamentarvi del fatto che parlavamo troppo. Cioè, quindi veramente non si... Camini, Ale, che ti sto lavando? Quindi non si capisce veramente perché questa lamentela costante, onestamente, qualsiasi cosa facciamo. Ok. E poi io ho visto un sacco di roba bellissima di cui vorrei parlare, non ne parlerò. Com'era questa cosa del coso? Che aspetta che io salivo sopra. Adesso giravi, vai. Grazie. Vai. Adesso, se non ricordo male, c'era quello che tu diventavi salsiccia. Salti, Ale.
Che merda che sei. Sei buttato, sei morto. Cioè, sì, per arrivare primo ti sei buttato nel lago. Sono comunque primo, una cosa incredibile. Vai, Ale, te lo ricordi qui, no? No. Sì, vabbè, Ale, però li devi tenere un po' tirati giù, perché attenti è veramente complessa, eh? È al solito, non sono io che decido il tempo in cui stanno... No, e chi è che lo decide? La mia minchia? Lui da solo si libera. Lui? Quando prende i colpi da te. Ma che dici, lui? Perché mi Dai, sta ammazzando. Prendilo, Alessio! Ehi... Sono venuti solo 14 minuti. Vedi, tre colpi no, è incredibile, è incredibile. Cosa è incredibile? Cioè, è incredibile che non li riesci a tenere. Non lo riesci a tenere giù più di un secondo. Prendi quello che c'ha meno vita, almeno, Alessio, dai. Guarda, per fortuna. Niente, ha preso quello di più. Ha preso quello di più. Vabbè, andiamo avanti così. Divertente, vai. Fammi una voce quando è finito, eh. Niente, schifo, mamma mia. Guarda, veramente. Mi stanno massacrando per colpa tua. Chissà come mai. Per colpa tua. Avrà forse a che vedere col fatto che non sai giocare? È possibile, secondo te? Non uccidi gli sgherri. Potrebbe essere che è legato al fatto che non sai giocare? Guarda, lo tengo giù e non gli fai niente. Lo tengo giù e non gli fai niente. È fortuna che ti sento malissimo con quella cuffia di merda e con la connessione orripilante. Ti sente talmente male che per fortuna... Quando hai finito poi mi fai una voce quando lo riesci a buttare giù, così io lo faccio fuori. Capito, dico? Mi fai una voce quando l'hai buttato giù, va bene? Dopo che sei smesso di morire l'hai buttato giù, eh? Che dici? Ce la fai? Ce la fai a buttarlo giù o rimaniamo così? Che dici? Andiamo avanti così per tutto il tempo. Guarda, cioè, me l'hai fatto cadere in testa. Sì. Pensa quanto sei coglione. Sei stato un'ora e mezza a non fare niente e me l'hai buttato in testa. Ce la fai o ancora niente? Che dici? No, aspetto che li uccidi tutti. Io non faccio niente finché non hai ucciso tutti i merdini. Vabbè, siamo qua un'ora e mezza, tanto se sei contento te. Niente, niente, non ce la fa proprio, non ce la fa proprio. Incredibile. È incredibile che tu non capisca il gioco. È incredibile che non ce la fai proprio. Semplice. Guarda che è incredibile. È incredibile. Cioè, guarda che è imbarazzante. È un gioco per bambini. È imbarazzante. Non riesci a fare niente. Per bambini. Niente. Un gioco per bambini. Niente. Un gioco per bambini. Niente. Proprio, cioè, incredibile. Niente. Non riesci a fare niente. E non li ammazzi neanche. Devi ammazzarli, Alessio. Perché devo fare lo schizzo? Niente, guarda. Proprio come giocare da soli, veramente. Che schifo. Guarda, guarda, niente, mica l'ammazza, eh. Niente. Tutto così random. Tutto così random. Tutto così random. Vai, 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 vai. Se tu avessi le armi, capiresti. Sì, sì. Ma tu non capisci perché non niente, hai le guarda, armi. Niente, guarda, guarda, non ce la fa, non ce la fa. È più forte di lui. Senza armi e senza cervello. Dove sei? Non ce la fai. Sto sempre riempiendo lo schizzo. Incredibile che riesci a farmi colpire. Guarda che è veramente imbarazzante sta cosa, eh. Veramente imbarazzante. Ma l'hai riempito o no? Sì, ho finito anche il livello. Ho finito anche il livello. Posso andarmene da qui? Sì, Alessio. È schifo. Intanto io ho risolto tutto. Mm-hmm. Li ho uccisi tutti. Mm-hmm. Quanti ne hai uccisi tu? Mm-hmm. Quanti ne hai tutti, Alessio. Quanti ne hai uccisi? Ma sicuramente più di te che ti uccisi. Tu hai contato anche te stesso? Ora che ti sei ucciso? Allora, il sondaggio. Come preferite le live di Pierpaolo e Alessio? Devono stare muti 13%. Devono parlare tanto 87%. Allora dai, che devi fare? Adesso, Quindi? So. Mi butto. Non puoi, non qua bisogna fare qualcos'altro adesso che non hai chiaramente fatto. Ah, questo, aprimi questo, devi aprirmi il vaso qui di Pandora. Madonna, ti sei ammazzato da... Cioè, ma lo sai che secondo me non è possibile ammazzarsi da solo tirando giù quella cosa lì? Secondo me non è prevista dal gioco. Secondo me se adesso clippano e lo mandano a Fares, lui dice non è possibile questa cosa qui. Che sega, mamma mia. Un bug. Salti. Dai, Alessio, skippa, Alessio. Niente. Ok. Questo era il livello nuovo. Questo era qua... nuovo? Sì, questo era quello di prima e non ci sono minigiochi qua. Quindi lo facciamo in un secondo. Turbo lo immediatamente, facciamo. Immediatamente,
Maybe a rat. No, it looked huge. Well, it didn't attack us, so it's probably friendly. Right. Guarda che c'è il cattivo, eh? Lo senti che vibra? C'è il boss, c'è il boss. Certo. Incredibile come io riesca sempre a essere in vantaggio. Guarda che se ci fai una riflessione, veramente ti lascia un po' interdetta questa cosa, eh? No, se semplicemente ci... perché io ho un gameplay contemplativo. Sì, io sì. Godo della... Con gli scoppietti, secondo te. Tu sei solo contento di arrivare primo. Sì. Ci sono le talpe, silenzio, Alessio. Allora, intanto fammi vedere, io senza le cagate di Alessio non posso vivere, in realtà quelli che hanno votato devono parlare tanto, sono tutti di un istituto per sottomuti. Ciao Pier, io voglio sapere cosa ne pensi di God of War e GT7, cioè, di che cosa vogliamo parlare? No, cortocircuito, guardate il cortocircuito. Silenzio Alessio, perché devi stare... Te fa casino, la svegli! Alessio, te fa casino, ma sei cretino? È tipo stealth, non la dovevi svegliare? Cioè, ma sei proprio stupido? Io veramente, dal rumore al centro, c'è un indicatore di rumore al centro, Alessio. Ma veramente sei, ma, cioè, ma io non ho proprio... visto l'indicatore di rumore. No, è enorme, enorme al centro, piccolo... guarda quanto è grosso. Guarda quanto è grosso. Se io vedo un piccolo animale da cortile, vado a giocare con lui e accarezzarlo, perché io amo gli animali, punto. Niente, Alessio. Alessio, non devi camminare sui popcorn. Ma guarda che sei forte, eh. Niente, non ce la fai proprio, eh. Niente, tutti li prende. Li prende tutti. È incredibile. Tutti li prende. Chi è prima? Piano, Alessio! Niente. Niente. Chi è schifo primo? D'uomo. Niente. Secondo te chi è primo? Proprio. Sì, ci credo, sei andato su tutti i popcorn. Allora, aspetta, fammi un attimo vedere. Alessio ha il microfono usato per lo sbarco sulla luna? Si fa schifo, guarda, è veramente imbarazzante. Grazie Carlo Salini per l'abbonamento. Alessio, ti voglio bene, ma Pierpaolo è comunque il migliore. Ti ringrazio molto, assolutamente. Poi, stavo ancora vedendo. Quella con Power è stata una bellissima chiacchierata, a dire il vero. Molto migliore di altri ospiti o dei vocali del cavolo che passano sempre al corto. E... Alessio, ma che hai fatto? Alessio? 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 Presidente? Presidente? Che è successo, Alessio? Si è diventato un camaleonte, si è trasformato nel gioco. Che cazzo sta facendo? Che gli è successo ad Alessio? Aspettate, perché qua il problema... Vedete il problema della distanza? Si sa che sta facendo. Ma che hai fatto? Alessio? Presidente? Presidente? Ma che hai fatto, Alessio? Che cazzo hai fatto? Hai fatto vedere il gioco, si vedeva. Che hai fatto? Ho telefonato. Ma sei veramente cretino, eh? Ho telefonato. Ma a chi hai telefonato? Cosa vuol dire ho fatto vedere il gioco? Cosa significa? Si vedeva il gioco? A chi hai telefonato? Cavoli miei. Cosa vuol dire? Si può sapere a chi... No, vogliamo sapere a chi hai telefonato, Alessio. Non puoi avere i segreti con tutti noi. Facci sapere con chi hai telefonato, scusa. È perché tu lo sai, quindi non... Ah, ok. Mi devi fare l'erba, Alessio. Mi devi. Sì, ma fuori dal vaso, vedi? Fammi l'erba in modo tale che non faccio casino. Piano, fermati! Tenendo. Fermati! Vabbè. Perché cammino sopra i popcorn e va pianissimo quando cammina sui popcorn. Ma perché sei così lento? C'è qualcosa di strano. Cosa sei? In ritardo col cervello? Sembra evidente che se tu quello che c'ha sta in ritardo col cervello, mi sembra evidente che sia tua, eh. So come dirtelo, però. Non ti riesci, ti devi fermare.
Niente. Sei lentissimo. Sei lentissimo. Non ce la fai. Proprio è difficile. Sei lentissimo. Lo so che... Ma corri un po'. Lo so che è complessa questa cosa qua. Te la provo a rispiegare. Ma perché non su corri questi un cosi po'? Non corre. Te lo provo a rispiegare per l'ennesima volta. Su questi cosi non corre. E so quattro. Vai, andiamo avanti. Andiamo avanti con questo dialogo. Vai. Dialogo della poltrona per due. Vai. Andiamo avanti. Richiedi perché non corro. Prova a richiederlo. Niente, vai. Sei lento. Chiedilo. Chiedi perché non corro. Vai. Lento. Chiedi. Perché non, non mi chiedi perché non corre? Perché non mi chiedi perché non corro, Aleggia, che ci sto? Perché non corri? Continua a chiederlo. Ma hai provato se ti ho respinto il motore per correre? Prova a chiederlo ancora, perché magari è una novità, magari. Scusa, ma io prima ci correvo sulle foglie... Prova a chiederlo. Fai ancora la domanda. Perché non corri? Falla un po' più specifica, falla. Mi fai vedere a video che stai premendo il pulsante per correre invece di dire cavolate. Pensi di fare l'erba o andiamo avanti così? Non lo so, sei fermo. Mi al fungo. Fai piano, vedi, ti fa male la gola poi, Alessio. Ah, ma che cazzo, quando schizzo dentro la pianta si svegliano tutti, porca troia. E allora dove sei? Sto saltando sul palo in frasca. Vedi dove atterro? Mi devi far atterrare lì, eh? Sei pronto? No, fermati. Fermati lì, fermati. E continui a camminare. Vai. Lascia il bottare. Provo andare pianissimo come te, va bene? Vai, cammina. Provo ad andare pianissimo. Vai, che ce la fai, Alessio, vai. Vado. Allora vedi che corri! Guarda che bastardo! Hai corso! Fai schifo! Mi stai facendo suonare a fare i cosi, non so come dirtelo, però... Ma sì, ma devi correre così. Poco! Devi allora, correre ragazzi, per marzo, ragazzi... Per... Comunque il fatto schifo, che il microfono, il fatto che il microfono di Alessio scureggi è da sempre così, perché purtroppo si ostina a non mettersi delle cuffie normali col filo, e quello è il risultato, se ragazzi. Se me le compri, gliel'avrò detto decine di migliaia di volte, gliel'avrò detto. Più di così non so non che altro fare. Vuoi venire? Cioè, comunque potevi basterebbe correre, hai visto che potevi basterebbe correre. Comprare... Non posso correre perché se corro si alza il volume. Vai. Quindi purtroppo non ci posso far nulla. Ci sono quelle in offerte di Amazon Basic. Ho visto oggi 4,99. Alessio non può comprarsi un paio di cuffie con filo a 4,99. Io più di questo, ragazzi, non so davvero che fare. Sembrano quasi dei trichechi più che delle talpe. Io non faccio acquisti per lavoro con le mie risorse finanziarie. Quindi se hai lavoro, lo consideri lavoro, allora devi... Aspetta! Fermi, ho tornato dietro! Niente, è tutto random. Perché la talpa sta, si tira giù. Sono morto, infatti. So per passare, sono morto perché mi ha schiacciato. Non sei capace, allora scusami, sono incapace. Sì. Vai. Fai l'erba, Alessio, devi fare una cosa a sto cazzo di livello e neanche quella riesci a far bene. Una ne devi fare, non 10, una... Camminare, perché a te nel tuo caso l'erba è semplicemente camminare, ma neanche quello riesci a fare. È tutto così. Tutto così. Vai, andiamo avanti. Tutto così. Perché non vai qui? Niente. Perché è chiuso. Si è fermato, nessuno sa perché. Ti stai fermo? Stai fermo, non lo vedi che c'ho il counter? Vai! Sì, vabbè. Niente, rimane indietro anche quando vado piano. Cioè, ce la fai a camminare, non è difficile. Devi solo camminare. È come se cammini. Non lo riesco a spiegare. Meno di così non funziona. Devi solo camminare, pensa. L'analogico, devi solo camminare. Pensa a sta roba incredibile. Non devi fare nient'altro. Camminare e basta. Che dici, ce la fai a venire qui così posso fare la pianta o rimane sto dialogo inutile? Ti sei divertito? Adesso devo rifarlo tutto, perché mi fa ripartire dall'inizio delle talpe, considera. Perché ci ha messo il cerchio là? Non lo so perché. Sei pure adesso caduto, pietra in culo. C'è il mostro. No ragazzi, sono delle boss.
purtroppo ho dimenticato ad Anzio le mie cuffie normali, gli auricolari normali, quindi oggi devo fare il coglione con queste cuffie Bose in live, ma state tranquilli perché ho già comprato un paio di cuffie nuove di auricolari. Ale, ma ce la fai? Oh, ma, te, ma tu giochi oppure io che gioco? No, per capire. Chi è primo? Sempre io, Alessio. Sempre continuamente io. Tu sei sempre là dietro. No, no. Mi hai visto arrivare là per caso da dietro? Non sei capito perché sono arrivato. Sei sempre perché? Perché col fatto che ti respona, perché sa che fai schifo e quindi chiaramente ti respona. Sei morto. Ma sei morto pure tu, che sei morto sette volte mentre correvo. Sette volte sei morto. Sette volte proprio. Chi è primo ed è tipo un'ora indietro. Cioè, veramente imbarazzante proprio. Non sa nemmeno da dove ricaricare. Non sa nemmeno da dove ricaricare. Cioè, un uomo imbarazzante. Chi è primo? Purtroppo sono il mago dei labirinti. Peccato che non sia un labirinto questo. Attenta, non fa il mago delle cadute, le. Non si sa come hai fatto a non cadere lì, eh. Primo! Ma non eri primo, eri terzo, Alessio. Neanche di cosa, eri addirittura terzo. Primo. Non eri te primo, Alessio, non so come dirtelo. Vai, vieni a distruggere questo, dai. Niente. Ehi, ma sembra un armadillo più. Ah, bello, questo dobbiamo far cadere di nuovo, dobbiamo ucciderlo. Vai, col piede, col culo, Ale. Dobbiamo ammazzarlo, ammazza pure la tappa. Non si uccidono. Stiamo uccidendo adesso? No, eh? La stiamo solo spostando. No, è morta Alessio. Alessio, sei rimorto! No, non era morta. Mamma mia, sei rimorto! Di nuovo mi preoccupavo rimorto, della Alessio! Cioè, ma veramente, ma è tutto così il gioco con te? E sei rimorto ancora, Alessio! Ma mi spieghi come fai? Mi spieghi qual è la tecnica tua secondo cui riesci a morire sempre? Primo. Cioè, sei morto 10 volte su 10? Primo. No, guarda, chiaramente primo io. Che schifo, veramente. Dobbiamo scendere nel buco. Mamma mia, che imbarazzanti. Ero primo io, controllate. No, ero stra primo io. Sì, Rallenti dimostrava che ero stra avanti io, però. Sempre avanti io, lo vedi che sono sempre avanti io? Cioè, si vede lontano un chilometro. Avanti io, giù, ma giù, che sei giù, sei caduto! Sei caduto, Alessio! Cioè, sei addirittura caduto! Entrato? Non sono caduto! No, Alessio, sei morto, Alessio! Non sei entrato nel buco, Alessio! Dobbiamo cadere nel buco! Vedi che dobbiamo cadere nel buco! Porca troia! Ah, è vero, avevi ragione, incredibile! Cioè, incredibile, ti fa vincere! Ti fa vincere perché sa che se fai schifo, e quindi riesci a vincere perché cadi! Incredibile questa roba qui, è veramente imbarazzante per l'umanità sta cosa! Cioè, io riesce... sono voluto entrare nel buco. Sì, l'ho dichiarato prima. Sì, sì. Attento alle dichiarazioni, Alessio. Attento alle dichiarazioni, Alessio, che fai? Alessio, fatti mandare le bevande energetiche per gamer che magari migliori un pochino, ti scrivono. Tra parentesi c'hanno anche sponsorizzato. Era primo Pierpaolo per chi ma ha dai, gli occhi. Ma non è vero. Ha detto al massimo, ha scritto Quatto Doc e Feller, che al massimo era il primo dei coglioni, hanno scritto. Clippate il foto finish. Quando faranno un gioco in cui primo, per vincere devi morire, sulla chat Telegram, Alessio sarà il campione indiscusso. Madonna, Alessio, ti si sente, ti fai sanguinare le orecchie. Ti si sente talmente... È tutto un... Tutto così il tuo parlato.
Madonna santa. Sì, la Alessio è audio di merda. Audio di merda. Confermo. Bravo Alessio, bisogna dichiararlo prima quando vuoi entrare in un buco. Io ti sento anche malissimo, c'è un problema di connessione. I discorsi di Alessio. Questo lo stanno scrivendo in chat, eh. Wow, che figata! Oh 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 oh, oh. C'è un coso da saltare. Io mamma mia, ma hai visto che cazzo di salto cosmico che fa? Perché qua ce n'è uno, c'è un minigioco qua Alessio, quindi stai attento a trovarlo. Con le tartarughe. Non sono tartarughe ma sono rane, non so come dirtelo, però se per te sono tartarughe va bene. Incredibile, sono riuscito a cadere. Perfetto, anch'io l'ho fatto per te. Sì, ma tu sei caduto perché sei chiaramente con problemi. Hai trovato dov'è il minigioco? Fermo, non correre troppo. Hai perché il minigioco il sta qua intorno. Sì, starà qua intorno di sicuro il minigioco, quindi non correre troppo. L'hai trovato? No. Guarda che solo per passarmi davanti. Pensavi che l'avrei sbagliato? No, assolutamente non ho mai avuto questo pensiero. Sono sicuro che lo sbaglierai adesso per saltare per andare dall'altra parte. Hai visto? Te l'avevo detto. C'era proprio la certezza che fai schifo, Alessio. Fai veramente la merda umana proprio. Cioè, no, ma il bello è che tu avevi dei dubbi in merito. Era certo al 100% che saresti caduto. Cioè, non c'era neanche un dubbio in proposito. Oh oh. Non vedo l'ora di vederti questo pezzo come lo superi. Che schifo, guarda, veramente... Proprio che pippa, che schifo, tutti quanti chiaramente proprio, cioè fai vomitare. Guardate la faccia, tra l'altro adesso in questo momento si sta cagando sotto perché tutto quello sforzo lì sta faticando a tenere lo sfintere. Bello qui, è tipo Frog qua. Bravo Alessio, tu cadi in tutte praticamente, cioè almeno una volta devi cadere in qualsiasi ostacolo praticamente, è una specie di competizione. Cioè, c'è la certezza, almeno una volta devi cadere. Non ci può essere l'ipotesi che tu non cada, no? Almeno una volta bisogna cadere. Ah, fighissimo qua. Huh. Allora, aspetta, qua bisogna fare, capito? Io adesso salto da quest'altra parte. Ok, adesso vai te. Adesso devi saltare quello di fronte. Bravo. Adesso salta quello di fronte che ti ho aperto. No, Alessio. Alessio, ma non me l'hai fatto l'ultimo, non me l'hai scoppiato, non me l'hai acceso però. Scusa però Alessio. Ma ho capito, ma fai cioè, ma io veramente, ma perché sei saltato dall'altra parte? Perché cioè, pensavo fosse finito. Vabbè. Pensavo che tu ci avessi già il salto. Puoi aspettare adesso, per favore? Ok. Adesso salta pure. A posto. Devi cercare il minigioco, Ale. L'hai trovato? No. Guarda che mi vuoi distrarre per arrivare no, primo. Se finiamo il livello poi bisogna rifarselo, eh? Dov'è il minigioco? Chiedi alla chat dov'è il minigioco. Ragazzi, sapete dov'è il minigioco? Allora, la fretta di essere primo, che bastardo, fai schifo. La prospettiva. Vedi, parlano con te? Stanno parlando con te? E sei rimorto? Strano. Come mai sei rimorto? Madonna, Alessio, sembri Filini quando gioca a tennis. Allora, abbiamo un parere discordante, perché c'è Funka Blast che dice era all'inizio del livello e Jack D. Killer che dice più avanti. Quindi, andiamo... Fidiamoci, diamo Jack the Killer. Come mai tu hai lasciato la Tartarugs? Devi scendere anche tu, taxi, cioè la rimessa dei taxi. Perché? Io vado avanti, scendi? Cazzo me ne frega. Ma perché devo scendere? Muori. Adesso che sei morto, scendi. Ma perché mi hai fatto fare così? La porta. Perché ti sto tenendo aperta la porta. Ma la porta vuoi di chi, Alessio? Guarda, chiusa la porta.
aperta la poi porta. Non la riesce ad aprire, Alessio. E poi adesso? E sbloccami l'entrata in qualche modo. Se non volessi? Anzi no, sbloccami probabilmente la... Ah, ti la pulisco terapia. Le piscine, vai, vai. Vai? Esatto. Ce la fai o no? È quella giusta? Hai sbloccato quella giusta? No, è sì. Ancora... Sì, dai, no? Dai! Aspetta, dai. Devi aspettare però, eh. Se aspetti. Vai, l'ho riempita di squirting, vai. Ancora, la prossima. Aspetta, prossima, aspetta. Prossima, allora. Prossima, un attimo, la perché prossima, quando lascio la l'acqua... La prossima, vai. La prossima, la prossima, la prossima. Ancora, la prossima, la prossima, la prossima, la prossima. La prossima, vai. La prossima, la prossima. Vai, è piena di squirting, dai. La prossima, la prossima, la prossima. Ancora, la prossima, la vai. Prossima, la prossima. La prossima, 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 la prossima. Non c'è una prossima, sono finite. Salto là. Ok, c'è un bambino dentro una... C'è un bambino? Che significa c'è un bambino, Alessio? Sembrava un bambino. Io... Bambino d'oro. Io come faccio a venire? Un bambino d'oro. Dai, vieni cioè. A distruggere il coso. Vieni a distruggere il coso. Non so come faccio a venire. Allora? Allora ti apro io il rubinetto. Ok? Che so? Dai, vieni. Non so che hai fatto. Oh, so, ho risolto l'enigma. Ah, sì, è l'enigma della minchia. È mo quello però ci dovevi salire. Ma che cazzo ne so che aprivi quella lì. Vai, vai adesso. Vai, vai, vai. Ah, no, vai. No, funziona. Aprilo. Funziona sempre. Aprilo. Funziona sempre. Dicono che è qui, dicono, eh. Dicono che era prima di superare questo pezzo qui. Purtroppo dicono che l'abbiamo perso. Qua adesso era, ma l'abbiamo perso probabilmente. Ma... Alessio, tu questa cosa dei bambini devi fartela passare. Sicuro? Hanno detto che questa cosa dei bambini te la devi far passare, Alessio. Guardiamo qua intorno perché dicono che è qui intorno, dicono. Tu sei già andato? È sbagliato perché dovrebbe essere qui intorno. Meglio se ti uccidi, Alessio, perché mi hanno detto tutti che era qui intorno, eh. Allora, fammi vedere... Ale vede bambini ovunque, Alessio è il bambino d'oro DLC, basta pittare le labbrine. Ma non dovevi andare avanti, Alessio, perché qua ci siamo persi il minigioco, eh? Io non so come cercalo, dirtelo. Cercalo, cercalo, ragazzi, cercalo. Dov'era il minigioco? Era qui da qualche parte il minigioco? O posso fare quella cosa che sta facendo Alessio? Primo. Guarda se ci sta il minigioco primo, là intorno. Primo. C'è il minigioco? Prima di non finire il livello, eh? Allora vengo, allora, eh? Qua si apre un po' la situazione, quindi... Ipotizzerei che potrebbe essere in questa zona. Sì, ancora non siamo passati il livello, quindi ti direi che può essere. Comunque sono chiaramente primo, non so se. Sono caduto. Strano. Perché non capisco? Strano. Pierpa, aggiornamenti su AstraZeneca, nessun problema ragazzi, io ho avuto solamente quei dolori muscolari i primi due giorni e fine, poi il resto a posto, non ho avuto febbre, non ho avuto niente io personalmente. Minigioco, so, minigioco, gara so di lumache. Alessio, ok, dove sei? Molto avanti? Cioè qua, basta dove... semplicemente vado avanti? No, sono di fianco a te. Quindi avanti? Quello che tu chiami di fianco in realtà è avanti, no? Eccomi qua. Gara di lumache, via. Gara di allora, lumache, striscia, potrei... striscia e direzione. Ok, vai. Ready? Steady, slow. Striscia cosa vuol dire? Devi strisciare una lumaca, Alessio. Ma io non riesco a capire come si fa a girare. Vabbè, ma mai colpito, mi hai fatto andare avanti a me, però che senso ha? Vabbè, io sono incastrato da quando mi hai colpito, Alessio. Cioè, bello, è stato un bel gioco, è stato divertente, è stato.
Vabbè, adesso ho capito, basta semplicemente non farti andare avanti a te, il gioco è finito, ok, andiamo. 1-0, 1-0, andiamo. 1-0. Alessio, ma perché festeggi 1-0. Che hai perso 60 minigiochi su 61, 1-0. Alessio? Ho cioè, detto veramente, che è uno strisciamento. Sì, strisciamento, sì. Vabbè, meno. Vabbè, niente, io mi incastro qua ogni volta, niente. Vabbè, niente. Se vuoi ti do un'ultima no, chance. No, va bene così. Va bene così. Me lo tengo così, mi tengo il risultato così, non è un problema. L'ho dominato, questo qua, dominato. Dominato, cioè, sì, capito sì. Subito il gameplay, sì, fatto dominato. Delle mosse strategiche. Hai uno strano concetto di dominato, però dominato è l'altalena 85 a 10, quello è dominato, non questo qui. Però ho vinto io. Se vuoi, no, ho vinto io alla fine l'altalena. No, hai fatto solo un'altalena. Ah no, è vero, sì, hai ragione. Di qua, bisogna andare di qua. Continuo a vincere. Sì. Alessio, penso che tu abbia vinto due minigiochi. Vogliamo parlare di quello con la vintosa all'inizio, tipo 43? Vogliamo parlare di tutti i minigiochi? Cioè, veramente dobbiamo avere un dialogo sul 100% dei minigiochi. Dai, sali, fai il fungo. Vuoi dire quello che ti parla, tanto non mi interessa. Vai, fai il fungo, vai. Dai, fai il fungo, Alessio. Quale fungo? Che fungo? Quello là che ti ho scaldato, fai il fungo. Che ti ho innaffiato, fai il fungo. Vai. Vai. Sali. Sì, stavo. Penso tu devi spostare, Alessio. No, devi stare sopra di me. Stai sopra di me. Ok, vai. Che noia. Vai. Allora, non è quella, quindi è la seconda. Vai, seconda e terza, vai. Ce la fai, Ale? No. Ok, rimani lì, aspetta, ti accendo la terza. Mi serve anche la rossa, eh? Sì, ti faccio entrambe. E poi qui si rompe il gioco. No. Ok, finito, a posto. Mamma mia, cioè sono tipo Indiana Jones. Sì, è proprio il paragone che mi viene in mente, lo sai, Indiana Jones è proprio quello giusto. È proprio quello giusto, secondo me, Indiana Jones. C'è il boss? Ah, giusto, vogliamo parlare di quello in cui doveva saltare sui cubi? Quello dei cubi, mamma mia, ragazzi. Quello sui cubi, ma perché quello lì invece con i raggi laser a cerchio, quello lì era incredibile, quello lì. Avevo tipo vinto 148, tipo, quelle robe lì. No. Hai vinto di pochissimo. Di un punto ho vinto, Alessio. Di uno, secondo me. Clippate, ragazzi. Vai, devi aprire, Madonna Santa. Devi aprire, Alessio. No, non lo apro io questo qui. Non lo apro. Ma come non lo aprite? È quello tuo, Ale, no, devi aprirlo quello lì. Mio. Allora devi bisognare aprire di qua. Guarda qua se devi fare. Guarda qui il fiorellino devi fare. Ma me lo devi prima pisciare. Ah, te lo provo a lavare? Ecco, vai. Vai. Dove vado? Devi andare sulla radice del tipo. No, devi fare tutto, fai tutto il prato. Colora il prato di fiori. Sono bloccato. Su cosa sei bloccato? Era bloccato. Fiorisci tutto il prato, Ale. L'ho fiorito tutto. Hai visto? Vai, adesso, vai. Beh, mi fai la voce quando sei riuscito a prenderlo, Guarda che io lo sto tenendo da mezz'ora. Sì, fammi sempre una voce quando sei riuscito. Niente, fa colpire, proprio, cioè, veramente... Ale, se non lo prendi, qua è impossibile che vinciamo, Niente, non riesce a prendere da un centimetro.
Certo che se lo prendo tu vai a battere gli altri. Mamma mia, incredibile, incredibile, incredibile. È tutto a caso. È tutto a caso. Guarda che è veramente imbarazzante, Cioè veramente è come vedere proprio, non lo so, sei proprio, vabbè, senza parole. Prendilo, dai! Ma guarda poi dove spari, non si sa neanche a che cosa spari. Guarda che lui è fermo, immobile, è tutto a caso, è tutto a caso, è tutto a caso. Ma tu veramente non lo hai ancora capito come funziona? È tutto a caso. O mi prendi in giro? Niente, non ce la fai, non ce la fai. Ecco, alleluia. Ok, ammazzato pure questo. Vai adesso, apri il fiore. Ecco qua. Incredibile adesso pure c'è il qua. Boss, il boss. C'è il bulbo. Non credo sia. Non credo sia il boss questo. Sia il super boss. Perché tu lo vedi diverso da me? Perché io sono magico. Devi salire sul terreno. Hai visto? No, non ho visto niente. Ce la fai a starmi dietro? Magari parla per te. Sono caduto. In che senso? Perché tu sei morto? Sì, certo, parlavo per me perché tu sei morto, chiaro. Infatti il concetto era cerca di starmi dietro. Chi è primo? Chi è primo? Parliamo di chi è primo. Ma siamo in due posti diversi, Alessio. Cioè, che c'entra? Mi devi venire a pulire. Ti sto dando la corrente elettrica, Alessio. Ti ho dato la corrente elettrica. No, mi devi pulire. No, mi devi pulire la piscina. Allora, ho acceso i cosi. Ho acceso le lampade per fare la marijuana. Io ho acceso le lampade per la marijuana. Allora non mi pulire la piscina. Sì, allora però la dobbiamo far crescere. Mi pulisci la piscinetta? Ma dove vai? Aspetta. Dove sei andato? Sto venendo da te. Mi hai detto dove veni da te. Io sono andato ad accendere le lampade e sto tornando da te. Vai. Dammi la piscinetta. Dammi. Ce la fai, Ale? Devi colorare tutto. Pensi che sia. Io lo sto pulendo tutto, Alessio. Io più di pulirlo non posso fare. Io sono davanti a te. Sono praticamente. Non mi sembra, te. Però se vuoi parliamo con questa stronzata. Fiorisco più io di quanto tu sei in grado di pulire, sì. A quanto pare. Guarda, la tua competenza nel fiorire è la stessa competenza nel sentire l'audio, nel trasmettere l'audio, Alessio, la stessa. Questa è Alessio che parla. Questa è Alessio che parla, È un ritro del cattivo. Ti farei leggere la chat, Alessio. Ti farei leggere la chat per vedere chi è che ha l'audio buono. Aspetta, che c'è il cattivo. Quello è Alessio che parla col suo microfono nuovo. Mamma mia, che schifo, Dio santo. Un cazzo di auricolare, veramente, nel 2021. Alessio, la tiri giù sta pianta, ti scongiuro, Alessio. Mamma mia, che noia. Ma guarda che stai facendo, non si sa neanche che stai facendo. Che noia. Andiamo avanti così, vai. Niente, ma ancora ce la fa. Via, di là, stessa guarda roba. Guarda, bisogna andare di là dove stavi. No, Alessio, hai fatto una cazzata. Bisognava riandare di nuovo di là. Sempre di là, devi rompere la pianta. Quale pianta? Quella lì che ho rotto, quella abbiamo ammazzato. Abbiamo fatto fiorire, bisogna uccidere la pianta. Quella solida che tu la apri o la spacco. Perché non la uccidi tu? Perché la devi aprire non adesso, è, non la apri. Qua, gli devi dare le botte, Ah, basta, sono già aperte per conto loro. Non avevo capito. Con 6 bollini, 2,50€ te le prendi all'S lunga, dicono. Le cuffie. Non faccio le raccolte punti, sono da plebei. Invece te, giustamente te con quelle cuffie, invece sei ricco. Sì, dimostri ricchezza te con quelle cuffie. Vieni a fiorire, Alessio, ti prego, ti scongiuro. Veramente, Alessio. Ti scongiuro, Alessio. 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 Non hai pulito benissimo, c'è ancora del veleno. Pulito perfettamente, Alessio. Ce lo fai?
Vai. Vediamo se ce la facciamo. Come al solito adesso iniziamo che tu non riesci a colpire nessuno. Ce la fai, Lei? Ma dov'è il cattivone? Non c'è qua il cattivone, sono soltanto questi. Li ho uccisi tutti, No, Alessio, ce ne stanno ancora, Li ho uccisi tutti? No, Alessio, ce ne stanno ancora, Alessio. Ok. Mamma mia, che fenomeno questo. Mamma mia, veramente. Gli auricolari Silvercrest? Hai provato a guardare se... se ci stanno? Non ci sono neanche auricolari Silvercrest? Ci sono e sono ottimi. E perché non compri gli auricolari Silvercrest, allora? Perché non sto andando al Lidl nell'ultimo periodo. Vabbè. E come fai il Lidl senza di te? Finisce, uccidi il boss. Come fa il Lidl senza di te? Infatti, per fortuna che non è quotato, altrimenti sarebbe crollato il titolo. Addirittura? Azioni Lidl in calo del 30%. Compra il sushi al Lidl. Sono da plebei, poi va a fare la spesa al Lidl e spende un euro per 10 pizze. C'è il boss, c'è il boss. Bello. Mamma mia, ho preso 4 pizze a 3 euro. 4 pizze a 3 euro non si può mangiare. Non si possono mangiare. Ma dove questo? Al Lidl? No, in un... Al Conad, in realtà, penso che... 4 pizze 3 euro? Sì. Ma erano scadute, probabilmente. No, erano tipo... C'era un'offerta su delle pizze che già costavano poco. Era... Sono mostruose, mostruose. Mamma mia. Io che sai che mangio qualsiasi pattume quando, quando si tratta di pizza surgelata, ma quella è veramente difficile. 4 pizze 3 euro? Diventa... Penso che... Sono diventato pomodoro! Sono diventato pomodoro! È vero? Ce la fai, Ale? E non so che fare cosa. Devi colpire lui, colpisci lui col pomodoro. Hai visto che l'ho ucciso, l'ho ucciso. Ce la fai a fare il pomodoro, Ale? E non so che cosa devo e fare. E devi pomodorizzare lui, Alessio. Se non lo pomodorizzi... Ah, tu devi pulire, però. Sì, se ma tu devi pomodorizzare, Alessio. Se non pomodorizzi... Ma lo devi pulirlo. Alessio, io ho pulito tutto, lo devi pomodorizzare. No, non l'hai pulito perché sto prendendo danno. È perfettamente pulito, è perfettamente pulito. Pieno, è pieno, pieno di cattivo. No, è tutto pulito. È pieno pomodorizza, pomodorizza! Sto morendo, sto morendo, sto morendo. Vabbè, Alessio, se non pomodorizzi io non so come fa. Sto morendo. Ce la fai a pomodorizzare? Andiamo avanti così. Guarda, vabbè, qua sono fungi bugi. Guarda che fenomeno. Finito tutto in un secondo. Sì. Sì, perché ti stava a pomodorizzare. Ma il boss, ma quando arriva? Vai. Entra dentro, diventa un fiore. Ti devi fiorizzare. Diventa un fiore. Ah, questo boss. Perché ridi? Ce la fai diventa o no? Diventa un fiore. Alessio, io non so più come dirtelo, ma se non fiorizzi... Non, Mi sta colpendo, se non lo colpisce, Alessio, che dobbiamo fare? Non so cosa devo fare. È lui, c'è il fiore davanti di fuoco. Vedi di fare Y, spingi Y. Niente, Alessio. Ma gli devi fare qualcosa tu adesso. Vedi che lo devi colpire. Vedi che sei psicopatico. Ma ce la fai a spingere Y o no? Ce la fai a spingere Y o no? Sì, infatti, un'ora e mezza. Mentre io spingo Y, lui scoppiano le mani, visto? Sì. Dai, attento che adesso ti fa diventare... L'unica cosa che può fare è premere velocemente un pulsante. Stai attento che non ti faccia diventare un cetriolo adesso, Ale. Ce la fai? No, non so che cosa devo fare. Ce la fai a fare cosa? Non lo so. Stanno diventando tutte le formiche... Tutte tipo le radici. Sei ristretto? Sei ristretto il campo? Donna, che schifo che fai, mamma mia, veramente imbarazzo per l'umanità. Niente. Per fortuna che c'avevi ancora l'immortalità dell'inizio dello spawn, Alessio, come vogliamo fare? Raccontami, c'è un momento in cui tu riesci a giocare o no? C'è un momento di quel tipo o niente? Niente, incredibile. Cioè, proprio l'imbarazzo dell'umanità, proprio, Cioè, veramente, proprio. Se fai veramente. Fai proprio defecare, proprio la parola giusta, proprio. Che schifo. No.
Fa Alessio, ma come fai a morire al 100%? Il 100% dei colpi prendi, eh? Incredibile, tutti li prendi tutti. Diventa una patata, Ale. Patata, adesso sono patata. Mamma patata, mia, patata. Ogni colpo un morto, è l'unplane proprio, è il 100% della possibilità. Vai, cerca di patatizzati. Fai la patata. Sì, Ale, ma devi patata. Se non patati. Sì, dai, patata. Sì, però se tu non pulisci non funziona. Se tu non pulisci, Alessio, non io pulisco sempre. Io è permanentemente pulito. Sembra, non lo so, un'agenzia di pulizie. Sta qua. Vai, patata. Patata. Niente, non ce la fa proprio. Patata. L'altro, devi patata l'altro, Ale. L'altro, ce n'è uno all'altra parte. Ma chi è l'altro? Questo, patata! Alleluia. Mamma mia, che fenomeno che sono. Ma a caso non gira... Ti dicono tutti che fai talmente schifo che vai a caso perché non giri neanche la telecamera. Cioè, ti rendi conto quanto fai vomitare? Dai, entra nell'erba. Entra nel terreno, Alessio. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Sì, ma che vogliamo fare? Aspettare che di aprire l'inizio. Facciamo questa cosa qui divertente, vai. Ce la fai? Che dici? Vai, uccidilo. Uccido. Se non compari, io non posso fare niente. Devi tenere premuto Y, Alessio. Non lo devo tenere premuto, lo devo spingere velocemente. Devi spingere ripetutamente. Non lo devo tenere premuto, lo devo spingere velocemente. Non lo devo tenere premuto, lo devo spingere velocemente. Dicono tutti che è l'unico modo che hai di usare la patata, Alessio. Dicono tutti che è l'unico modo che hai di usare la patata. Adesso che rifacciamo, secondo te? L'unplane al 100% dei possibilità di essere colpito? Secondo te? Vediamo, vai. 100% di possibilità. Vai, vediamo se ti colpiscono al 100%. Che facciamo, secondo te, adesso? Non lo so. Ecco che ricomincia, diamine. Capirai, qua già l'abbiamo messa in banca, le. Qui proprio, secondo me qui. Guarda che non morirò, ti stupirò. Va bene. Sono solo più contento se riesce a non morire, le. Cazzo. No! Sei morto. Mamma tu! Mia. Sì. Ma sei tornato? Sì, calmo, sono tornato, stai calmo. Ma quando finisce? Adesso, le ha rotti tutti, quindi per forza adesso. Pensa se adesso muore. Faceva ridere, cioè... Avrebbe fatto ridere tantissimo se morivi con quello con rallenti, Se non c'era il rallenti probabilmente sarei morto. Se non ci fosse stato il rallenti sarei mi morto. Mi sa che sei diventato cetriolo, qua. Secondo me è un cetriolo adesso. Limone. Un lime più che un limone, sei verde. Un lime, un lime. C'ha la faccia poi tra l'altro, hai visto hai la faccia? Pulicimelo. È già pulito, lo devi limizzare. No, lo limi o no? Hai pulito quello sbagliato. Ho pulito quello che avevo vicino, Alessio. Ce n'avevo uno. Vai. Quello, no. Quell'altro, va bene. Dai, limizza. Ci stai? Dove? Devi limizzare l'ultimo. Perfetto. Perfettamente riuscito. Sì, ammazza i tipi però mentre sei perfettamente riuscito per cortesia. Quello volante non lo guarda, posso ammazzare. Guarda, ce n'è uno qui. Vai. Che sono mille. Vai. E se non limizzi, Ale, è difficilissimo. Questo, quest'altro. Ma non quello giù, cazzo. Dai, cazzo, quest'altro, Alessio. Vai, questo è pulitissimo. Vai. L'altro adesso. Dai, tutto pulito. L'ho riempito di squirting. Vai.
Perfetto. L'ultimo, ce la fai a limare l'ultimo? Perfetto. Ha fatto pure la scoreggia, vai. Fenomeno, fenomeno. Fenomeno. Non gira la telecamera. È incredibile, ma perché non giri la telecamera? Perché, cioè, ma giochi perché completamente serve, a caso? Quindi già è completamente a caso giochi praticamente. È incredibile sta cosa. Non serviva in questa fase, non serviva in questa fase. Incredibile sta adesso cosa. Adesso singola Y, eh? Stiamo tutti aspettando. Sei a te, Ale. Guarda, io ho milioni di nemici da far fuori mentre aspetto te. Guarda come le piego la testa al mio volere. Come le piego il bocciuolo. Devi ce la fai tenere premuto Y? Non lo devo tenere premuto, lo devo premere velocemente. Non gira la telecamera, mi fa tagliare. Non gira la telecamera. Non serve a niente girare la telecamera, voi non capite i giochi. Incredibile. Se moriva era Fall Guys 2, beh, è vero, effettivamente. Alessio è un fenomeno, non gira l'inquadratura e gioca in no look. Esatto, è no look, non ce n'è bisogno. Tra l'altro, come giustamente ci fanno presente in questo mese dell'orgoglio Pride, un virgolettato, guarda come le piego la testa al mio volere. Potremmo discuterne di questa frase. Discutiamone di questa frase di Alessio. Guarda come le piego la testa al mio volere. Comunque a te dispiace qualcosa, non avevi capito quanto fosse importante per Cody. Sì, è la pianta. Tu mi hai rovinato le piante. No, sì, esatto, io ho rovinato le piante a te. Sì, tu avevi coltivato tutto quanto praticamente, tu invece e me le avevi distrutte. Rovinato, bastardo? No, io le ho rovinate praticamente pisciandoci sopra, facendo lo squirting sulle piante. Capito? È incredibile, non hai veramente rispetto. Ma comunque ti dicono tutti che forse pensi che sia ancora un gioco con visuale isometrica fissa tipo i titoli degli anni 90. Tipo Diablo. Possiamo andare in tribunale e certificare la separazione, per cortesia, invece di fare tutta sta rottura di cazzo. Cioè, ti mando le lettere dell'avvocato. Vedi, però in verità alla fine è colpa tua, Alessio. Cosa vuole? Perché in pratica tu alla fine ti sei arreso davanti a io che ti facevo lo squirting sulle piante. Quindi alla fine è un po' colpa tua. Capito? Alla fin fine. No, non ho capito. Alla fine è colpa tua perché ti sei arreso a me che ti facevo lo squirting sulle piante, invece di combattere e comunque a curare le piante, ti sei arreso e le hai fatte morire tutte. Quindi ti dovevo uccidere. Grazie Luca Zimba per l'abbonamento, ti sei molto gentile. Commettere un uxoricidio. Hai visto, sono ricomparse tutte le... Che sono delle rose, no? Mi sembrano sì, delle rose, mi sembrano. E ragazzi, allora mi hanno detto, già ve l'avevo detto, fai schifo Alessio, è tutto che scoppia con un ritardo di 3 minuti, si vede che muovi la bocca e 7 minuti dopo arriva l'audio, che scoppia tra l'altro, fai vomitare. E no, vi dicevo prima ragazzi, mi hanno detto che stiamo circa a un quarto del gioco più o meno, siamo circa al 24-25%, quindi mancano ancora 3/4, più o meno. Considerato che siamo alla 9ª puntata, 2 ore a puntata, stiamo a 18 ore di gameplay, ne mancheranno più o meno un'altra trentina, più o meno. È diventato lungo come The Witcher. Bello che si risente persino, cioè si sente benissimo l'audio del gioco che esce dal tuo TV e rientra nelle tue cuffie. Quello si sente perfettamente con l'eco orribile. Però te invece ti si sente una merda. Incredibile sta cosa, eh? C'è qualcosa che non va. Sì, te. Che cosa sta dicendo il libro della che merda? Che stiamo andando a fare l'ultimo, a recuperare l'ultimo frammento della lettera. Quindi facciamo 25 ore di dell'ultimo frammento della lettera? Sì, più o meno. No, perché poi ci sta la seconda pagina della lettera. Questa era la prima pagina. Sono una lettera, mi sembra, di 12 pagine, se non ricordo male. Controlla se ci sono i minigiochi che ho voglia di prenderti e sculacciate. Sì, sì, aspetta. Come quello prima? Che abbiamo fatto 3 minigiochi. Sì, certo, questa è la valigetta. Certo che la riconosco. È la valigetta del col disco, col giradischi, col vinile. È il lettore di vinile. Questa è proprio per te, Alessio. Puoi cantare. Devi cantare, Alessio. Devi cantare, Alessio. Alessio. Devi cantare, Alessio. Ancora. Ancora.
Ma perché hai scelto questa? Perché hai scelto questa canzone, tra l'altro? Non ho fatto più l'amore. Ma quale sera, Alessio? Quella sera quale? Ma da quella sera quale? E non me ne frega niente. Hai girato la telecamera, Alessio. Ok. Anche se incontrassi un angelo, direi. Ma perché fai con tutte queste? Perché metti così tante vocali in una canzone che non ha tutte queste vocali? Volare in alto quanto lui. Pare comunque era, mi fa volare in alto quanto lei. Nel tuo caso è diventato un lui, però sarebbe fa volare in alto quanto lei. Qua abbiamo 4 minigiochi, amico mio. 4 minigiochi, amico mio. Guarda, uno sta subito qua, già trovato. Vieni, 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 vieni. Top, 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 qua ti inculo, qua proprio, qua ti si incula. Buono, buono. Beh, bellissimo questo. Questo potrebbe essere veramente figo, questo qua. Io chi sono? Porco cazzo! Porco cazzo! Mamma mia, campione! Ma perché è finito? Campione del mondo! Nemmeno ho capito perché sia finita. Non è finito, ho vinto. Sì, sì, hai vinto di tantissimo. Ma su, erano tre giri? Tu eri a uno e mezzo. Sì, tu eri ma su, non erano tre giri? Infatti ne ho fatti tre, io sei tu che non li stai ma se sono stato avanti sempre tranne l'ultima curva, Alessio, ma che stai dicendo? Ma forse... Guarda che tu sei, guarda che tu sei il blu, guardato. Alessio, No, forse io sono il verde. No, sono Alessio, verde. Tu... Ah, sono hai ragione. Hai ragione, vabbè. Hai ragione. Mamma mia, che rincoglionito di merda. Sono rincoglionito, sono rincoglionito, sono rincoglionito. Cioè, siamo con quei due colori vabbè, ragione. Non ci posso fare un cazzo, ero convintissimo, non so per quale cazzo di motivo che tu fossi quell'altro, vabbè. Fine, dai, hai vinto questo qua, hai vinto, c'è poco da fare. Vabbè, c'è ragione. Ma di testa demenza. Sì, 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 è vero, confermo. Ne vuoi fare una regolare giusto per vedere se vai, avresti potuto competere? Regolare. Sì, se sì, avresti sì. Potuto competere, sì, ma non, sì. Non ti do rivista. Sì, 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 hai ragione. Ero convintissimo proprio che io fossi il verde, non so per quale cazzo di motivo. Vabbè. No! No! Mi sono fatto prendere dall'ansia averti di fianco. Ah, finito, ok, direi finito, che la mia manifesta superiorità a posto, a posto. Volevo essere sicuro. Adesso ho capito com'era il gioco. A posto, a posto, a posto. Va bene così, va bene così. A posto, clamorosamente. A posto, e questa è anche andata. Vinto, poi, vinto, questo, no, questo chiaramente, questo chiaramente l'ho vinto io perché ho fatto due gare senza sapere che fossi l'altra macchinetta. La prima gara che ho fatto con la mia macchinetta. In che senso, quanti giochi siamo? Quanti giochi siamo oggi? 2-1 per me? No, con questo qua stiamo 2-1 per me, con questo qua. Con questo. No, con questo stiamo 1 pari. Ma scusa, quanti minigiochi ho fatto oggi? Io. E basta. Almeno sono tre. Finite. Questo è il secondo. Quattro. No, questo è il secondo minigioco, no. Alessio. Sì. No, questo... Oh, Pierpaolo. Pierpaolo.
ti stai dimenticando, cioè hai dei problemi di memoria. Scusami, almeno. È la lumaca, poi che altro abbiamo fatto? È quello da dare da mangiare alle formiche e ai bruchi. Quello che ho stravinto, quindi stavamo uno pari, adesso con questo qua do uno per me, Alessio. Per me? Ma Alessio, ma io ho fatto, me. Scusami, ma hai detto è la bella allora per vedere la questione. Sei una merda, ma scusa, adesso torni, adesso ma torni. Ti ho detto, ho fatto due, ma scusami, torna, ma l'hai torna. Detto te, l'hai detto te, facciamo la bella per vedere ora che hai capito come funziona, ma l'hai detto tu, no, l'hai no, detto? No, ho detto esattamente il contrario, ho detto, cioè facciamo la bella una per vedere se saresti stato in grado di competere, ma non ti darò mai la vittoria. Però ma come fai a darmi la vittoria? Abbiamo fatto le prime due gare in cui non sapevo che era un'altra macchinetta. Ne hai bisogno? Alla meglio delle 5. Vai. Va bene. Sì, ma non essere così nervoso. Fai schifo, però. Comunque, non sai perdere. Non sai perdere. Ma non so perdere, ma stai facendo una storia di un bimbo minchia di un anno, Alessio. Cioè... Ecco, vedi, adesso sono scosso. No! All'ultimo! No! Che fail! vabbè, niente, questa è andata. Era la bella, quindi ci sta. Vai a letto. Ci sta. Questa era la bella, ci sta. Poi soprattutto quando perdi per un errore ci sta la grande. Aspetta, non andare avanti. Vediamo se ci stanno gli altri minigiochi. Non andare avanti! Ti ho detto. Non vedi ci stanno i cazzo di altri minigiochi? No. No, ti direi che non mi sembra che ci sia nient'altro in questo punto. Ah no, aspetta, sì, forse là dietro puoi saltare dietro lì? No, direi di no. No. Niente, dobbiamo andare avanti a questo punto perché vedo... Il cavallo l'avevi fatto te, no? Il cavallino. Non faceva un cazzo, semplicemente girava e basta, no? Il cavalluccio a dondolo. Mi pare di sì. Non sembrava una gara. Sì, non no, non è vai. Cavalluccio a dondolo, ma è una giostra. O dice sì anche carosello. Vieni qua, andiamo dopo. Grazie, Oziante Grigio, per il coso. Figata, questo è tutto musicale, quindi bellissimo. Ecco, ci sono le piattaforme. Allora, avanti per paura non trovi. Ok, quindi stanno più avanti, va bene. Stanno molto più avanti, quindi qua posso andare a ma cannone. Ma tu che fai? Tu che fai con la cosa, oh? Ma mica lo sapevo che io cantavo. E io invece canto. Io ho lo scudo. Chiaramente questo gioco non sa che il cantante sono io del gruppo. Sono morto, che Paolo. E vabbè, Ale, non è una novità, sono caduto pure io adesso. Perché sei ripartito più avanti tu? Perché ero molto più avanti di te, Alessio. Sono caduto molto più avanti. Ma non vale. Ah, che figata, posso... Ah, da nessuna parte. Mira, devi mirare e sparare? No, devi fare. Quello. Devi rompere anche l'altro pezzo. Devi mirare e sparare. Sei te, Alessio, devi mirare e sparare. Ma sei incredibile. Devi mirare e sparare, eri te, eri. Ma non è uno scudo, lo lanci? Faccio entrambe le cose. È multifunzione. Ma tu quando canti cosa succede, il cazzo? Ho aperto le porte, Alessio. Cioè, sei tipo la sirena. Oh, brucia quando... bruciano, devi spegnerti. Sì, lo so. Un attimo, lei, devo... Ho capito, però... Cioè, non puoi andare avanti da solo, sennò... Alessio, non mi posso fermare. Che devo fa? Ma devi... Allora che cosa faccio io? Vabbè, vieni avanti, cretino.
Dovevi indietro, quindi. Andiamo, dai. Dai, salta, almeno cioè, però salta. Lo scopo... Vieni! Lo scopo di questo dai, gioco... Dai, vieni, vieni, veloce, veloce, che finisce il canto. Lo scopo vabbè, di questo gioco è ricostruire... Metti più di tempo, Ale. È ricostruire il rapporto, e tu sì. Mi lasci dietro. Vieni, andiamo. Quella era trasparente, non so, cioè ci potevi salire sopra. Ma sono CD? No, vinili. Grazie Mighty Hazard per l'abbonamento, molto gentile. Controllo che qua ci dovrebbero essere altri minigiochi, eh. Qua vieni, c'è un microfono per farti cantare. Vai. Sì, ma dove stanno i minigiochi? Sparami, sparami, sparami. Sparami che vado al minigioco. Non stai cantando bene? Dov'è il minigioco? Sei riuscito? Non so che cosa sto facendo. Ma ci stanno altri minigiochi o no? Mica guardato. Mi serve la musica qua. Sì. Mi serve la musica. Oh. Guardalo, guardalo, Matrix. Mamma mia, mamma mia. Siamo sicuri di volerlo fare? Sì, vai, vai. Cioè, non succede un casino che perdiamo i minigiochi? Ci sarà, non so che dirti, non vedo altri minigiochi. Ragazzi, ci sono altri minigiochi? Ci sono altri minigiochi, ragazzi? Ho incastrato male. Vedo, dopo, sono tutti male. Dopo, qua non c'è niente, arrivo. Tutti dopo, tutti dopo. Ti chiedono come hai fatto a non riconoscere i vinili, tu che sei... Bello qua. Del 1800. Ma hai fatto a saltare là? In che senso l'hai fatto a saltare? È lontanissimo. Che bello qua fatto? Pure con la musica, è fighissimo. Sì, ma come hai fatto? Ma fai che, Alessio? Se non mi dici le cose... Ma che ti devo dire, Ale? Che cosa ti dovrei dire? Non riesco a capire. Come ho fatto a saltare, che bisogna aggrapparvi, sì. Grande ciao. Che bello, fighissimo, eh. Vai, mettiti sulla piattaforma, Alessio. Mettiti, Ale, mettiti sulla piattaforma così ti faccio cadere. Mettiti sul buco. Sul buco. Sul buco. Qua? Sul buco. Mettiti questo sul buco, qua? No, no, quell'altro, Alessio, questo è chiuso. Vedi che è un vetro? Sul buco dietro. 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 Ok. Okay, mo però devi trovare te il modo, perché io non posso fare più niente. Ho preso la cassettina. Mamma mia, se mi scatta. Non riesco a capire che bisogna fare. Devi qua fare adesso. Qualcosa, Pier. So. Devi, devi sbloccarmi la roba, devi farmi qualcosa. Devi rompere, rompi transistor. Vai, 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 ho capito, ho capito. Rompi transistor. Sì, ho capito. I transistor. Ce la fai, Ale? C'è il potere della musica questo qua, capisci? Anche la potenza che ho dentro la voce, eh? Stai sbagliando chiaramente strada, Alessio, devi andare a sinistra. Sì, me ne sono qua. Mamma mia, sono il campione, eh? Scusa, non devi prendere quello secondo te? Wow. Vai, 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 no, rimettiti là. No, quell'altro. Sul microfono quell'altro, vai. Para? No, devi andare sul microfono. No, quell'altro microfono davanti a te dall'altra parte.
Ale, no, sopra, devo alzare il volume, vai, fammi... Vai sulla collina, no. Vai sulla collinetta, sali, sali, sali. C'è anche l'indicatore, Alessio, ehi, guardalo. Alessio. Niente, e lui si rigira, ce la fa proprio, Tutte le volte mi dai una botta. Vabbè, niente, niente. Scendi, esci, guarda, da, esci dal giù, eh? Sì, sì, esci dal tavolante e tira sul microfono. Lash, tira giù e devi tirare sul microfono. Devo qui. Vedi. Vai, alza. No, vai, devi Alessio. Aspettare. Devi aspettare. Ale. Madonna santa, ma non ce la fai arrivare fino su? Sporca tutto. Mamma mia, hai spaccato tutto, Anch'io sono volato. C'è il boss? C'è il boss? No, ma c'è, chi c'è il boss? Mancano ancora, mi hanno detto, 65.000 minigiochi. Il gancio, Alessio, Dio mio, 50 ore di gameplay, ancora non hai capito che c'è il gancio a cui appendersi. Che schifo. Che cos'è il gancio? Quello di prima, che non capivi come avevo fatto a fare il salto, semplicemente perché sei demente. Troppo gentile. Hai visto? Ti ha risposto proprio lui. Vai. Vai, io ci passo come Minority Report. Come sì. No, Minority Report. Come... come che? Come, come cosa? Com'è che si chiamava Mission Impossible? Sì, ma devi fare blocco scudo. C'è scritto RT, Alessio. Alessio, RT. RT. Alleluia, ce l'ha fatta. Sì. Niente, ce la fa. Non ce la fa nemmeno così. Dalla parte sbagliata, però. Non ce la fa nemmeno così. Ok. Ah, andiamo a vedere, ci sono gli altri minigiochi, Dove sta? Minigioco. Dov'è? Non lo so. Se perché dici minigioco? Perché c'è per forza, si è aperta una voragine. Qua in mezzo c'è... No, c'è un memory game di me. Oh, niente, mi hai ammazzato. Sei riuscito ad ammazzarmi? Non si sa come ho fatto ad ammazzarti, Alessio, visto che sto facendo i cazzi miei. Tu con i microfoni... Non ti sforzare. Con i microfoni controlli... Tu con i microfoni controlli quella croce al centro. Certo. I microfoni hanno un colore. Certo. Bisogna soltanto liberare da qualche parte per capire dove farlo andare. Quindi bisognerebbe farlo uscire da questi gangli. Ma che come senti? Se lo facciamo uscire? Devi usare i microfoni per spostare la croce direzionale. Ma... Ah, ma prima forse va liberata, aspetta, in qualche modo. Ah. B? No. Hai visto? Oh, ok, l'hai liberato quasi. Oh, l'hai liberato. Come al solito. Sto facendo B, ma evidentemente non è B quello che devo fare. No, era già palla. È B per forza. Secondo me è D. È B per forza. Infatti è D, D ancora. Ah, perché spruzza, ok. Certo, Alessio. Ce la fai saltare o è troppo difficile? No, A. Ah, no, scusami, C, B, poi? B. E sei ritornato, okay, da me, poi... quindi? No, aspetta, non dovevi farlo due volte, una volta sola, poi C. C come coglione, Sì, ma mi sa che così muoro. Così muoro, mi sa. E mo adesso? Come faccio? Ma tieni lo scudo, Alessio, perché... lo scudo. No, perché lo scudo. Scudo da questa parte non funziona. Provaci, ma da questa parte... Te l'ho già fatto funzionare, Alessio. Poi però adesso mi hai fatto... D, una volta... D, poi C, D, almeno A. Poi no, un po' di B, poco B. A. Ancora A. Poi un po' di D, poi A.
È un porno. Dopo? Sono smontato dalla piattaforma. Adesso risolvo tutto. Taglia! Tagliato tutto. Hai spaccato il culo, eh? Ci sono minigiochi lì? Ci sono minigiochi? Non ci ho guardato, sono venuto giù, magari... hai ragione. Magari c'erano minigiochi nascosti, come al solito li hai persi. Cosa dicono in chat, che ci sono minigiochi? Allora, in chat non stanno scrivendo se ci sono i minigiochi, purtroppo. Cioè, sono proprio andati via tutti? Sì, non c'è più nessuno. C'erano minigiochi qua, ragazzi, perché cioè nel caso li abbiamo persi tutti, perché seleziona capitoli. No, sono il lab centrale in cui tornerete. Ok, vai, io ci sono, sono sul fringuello. Sono sull'interruttore. Perché non ci sono minigiochi, ti hanno detto? No, non ci sono minigiochi. Sono dopo. Ma quanto dopo? Detto dopo. Un mesetto dopo? Mm-hmm. Dai, salta sugli interruttori. Quali interruttori? Questo qua, io da un'ora che sto là appeso, fra poco mi viene la diarrea. Qua c'è il minigioco per forza, quindi. Hai visto? Vieni? Sali sopra? Sali dove sto, Ale? Sali? Non so dove sei. Stavo qua sopra già da un'ora. Ma stai saltando i minigiochi, correndo così veloce. No, non ci sono minigiochi qua, Ale. No, forse di là andiamo un po' a vedere. Veramente. Io vado dall'altra parte. Non c'è nessun'altra parte. Hai trovato? No. Senti la chat, chiedi la chat. No, la chat non sta rispondendo a lei. Ma ci guarda qualcuno? O lo sì, sì, sì. Andiamo. C'è il minigioco? Ah no, aspetta, vai. Tutto dopo, sopra. Tutto dopo, dicono, no, tutto dopo. Stai, sì, stai, ma... vieni su, mettiti sulla tua piattaformina. Vabbè. Vieni qua dove sono io, mettiti sulla tua piattaformina. Vai nella tua piattaformina. Sì. Bellissimo. Che è successo? Non lo so, io non ho paura. Chi arriva primo? Non lo so, non si vede niente. Sempre. Primo, guardalo. No, siamo separati, Alessio, siamo in due punti diversi. Sì, però sono... Chi ha toccato proprio terreno per primo? Chiaramente sono io, Alessio, vai. Sì, mi devi girare anche l'altro, però. Chiudi la bocca, Ale. Puoi farcela anche con la bocca chiusa, eh? Prova, fai una prova. Vai, sforzati, prova con la bocca chiusa. Ce la fai? Ale? Non gira più, ecco. Non gira più perché non sei capace, Alessio. Giralo. Che cazzo è successo? Anche qui dovrò devi fare abbassare, qualcosa. Abbassa, sì. Bello però. Abbassami l'altro. L'altro! Niente, mi hai ammazzato. Devi abbassarmi il blu. Ok, vabbè. Ti sei ammazzato da solo però. Adesso però sì, prima no. Prima il blu lo devi tirare un po' più su, Alessio. Perché altrimenti ancora... Ancora? Porca troia, fermati. Ok, avvicina il rosso. Ok, fermo.
Il rosso è al massimo, il rosso è al massimo. Piano, 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 piano! Sei lento, sei lento, sei lento, sei lento. Se sei coglione. E io dove sono? Sei sotto. Ah, vai, stai lì, stai, stai, lì, stai lì. Hai visto che mosse? Mm-hmm. Beh, visto, infatti. Mamma mia. Madonna, cadi sempre, cadi sempre. Primo. Uh-huh. Ah. Minigioco, minigioco. Dov'è? Dove sta? Minigioco, minigioco. Ma non c'è il minigioco, Alessio. Adesso c'è, adesso c'è. C'è un serpente qua però, eh? L'ho ucciso. Perché l'hai ucciso, poverino? Perché era un serpente male. Perché continui a morire? Non lo so, perché. Ah, c'era un altro, eh? Stanno avanti. Mazzo, mi ha mangiato il serpente. Mangiato anche me. Lo devi fare qualcosa. Già l'ho ipnotizzato. L'ho ipnotizzato. Lo devi incantare. Però io sono lo sto morto. Incantando. Veloce. Eh no, l'hai mollato. L'hai mollato. L'hai mollato. Adesso mi mangia. No, no, l'hai dai, mollato. Dai, dai. Un'ora e mezza. Chi è primo? Mm-hmm. Chi è primo di sotto anche vedo. Devi incantarlo, è sempre. È sempre incantato, io già l'ho fatto, sei tu che cadi di sotto. Niente, guarda, guarda, non si sa che stai a fare. Niente, niente, continua, avanti, vai, vai, ti continua a sbagliare, vai. Non l'ho beccato. Bravo, bravo, vai, vai, salta, fai salti bene, vai. Bravo, bravo. Sbrigati, sbrigati, vai, che ci arrivi. Stiamo saltando i minigiochi, sono, saranno sicuramente qui ai lati. Dicono di no, dicono di no. Ti hanno detto tutti quanti che devi dire opla, Alessio. Quando salti. E guarda, Alessio, ma te però hai rotto il cazzo, Alessio. Ma cadi in tutti i buchi. Cioè, tu, qualsiasi buco cadi, Alessio, dai. Di opla quando salti, che ti aiuta. Dopo io. Opla. Yeah, vai. Vai. Niente. Attento io faccio, vai. Vabbè, mangiato, sì, proprio. Sì, lento. Sì, lento come poco altro al mondo, eh. Sì, lento. Proprio come poco altro al mondo, proprio. Ci sei? Ale, no, non ci sono, Alessio. Adesso sono cazzi, però, perché io sono avanti. Vai, 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 vai. Veloce. Ancora, gira. Devi girare il pulsante, Alessio. Ok. Rompi? Minigioco, minigioco. Primo. Mm-hmm. Sei ricaduto, incredibile. Incredibile. Dai, un'ora e mezza. Vediamo quanto ci metterà. Vai. Veloce. Primo. Mangiato. Attento non essere troppo, attento non essere troppo primo, eh. Attento non essere troppo primo. Non canti, però. Ah, te lo credo. Boicotti la mia corsa, non canti quando faccio io. Forza. Guarda che se non vieni qua io non arriverò mai lì, eh. Te lo dico, se non torno indietro non arriverò mai. Lo hai capito questo, Pierpaolo? Lo hai capito che io non arriverò mai? Pierpaolo? Ce la fai o no, Ale? È tutto così il gioco? Pierpaolo, l'hai capito che devi tornare indietro? Non posso tornare indietro, Alessio. Non posso, mi provo, mi provo a far uccidere, indietro. Ma più di questo non so farlo. No, devi tornare indietro, non devi morire. Non so, non posso più indietro di così, no. Vai, spingi RB, bravo. Sei veloce, Ale. Non posso andare indietro, perché cado. Puoi andare indietro, non ti staccare, vedrai che non cadi. Riprovo.
Oppala, oppala. No, ma c'è anche un salto da fare. Ok. Allora, vado io, poi tu mi segui subito. No, insieme, vai. Uno, vai, due, vai. Ok. Pronto? Vai. Sei pronto? Vai, incantalo. Vai, vai. Sparagli. Mamma mia. Non hai fatto niente. Ti rendi conto che non hai fatto nulla? Cioè, non hai fatto niente. Mi sono girato in volo. Però, mamma mia, non hai fatto mini-gioco. Niente. Minigioco, minigioco. Piano, Pier, se no si piscia sotto. Avete ragione, ragazzi. È lì che sta fanno mini sforzo, gioco. Che rischia. Primo, primo. Chiaramente primo. Mm-hmm, si vede, adesso primo. Sono secondo, ma recupero. Vai, vai, Alessio, che finisci di sotto. Bravo. Bravo, bravo. Vai, Alessio, vai. Primo, primo, Alessio, primo. Vai, vai, Alessio. Vai, Alessio, vai, vai. Continua, continua così, che sei bravissimo, Ale. Schifo, mamma mia, veramente. Che vomito di uomo, proprio. Primo. È una corsa mortale. Sì. Vai, Alessio, finisci nel buco. Vai. Ma dove sei finito? Cioè, fai veramente, fai veramente. Cioè, io veramente. Ma tu ti riesci a render conto da solo quanto fai vomitare? Guarda, guarda, continui, continui a. Cioè, tu lascia il pad. Gioca, se metti il pad, appoggia il pad e quando è finita la scena, facciamo qualcosa insieme. Sono andato a destra. Ho sbagliato mamma strada, mia. Dove sono? Mamma dove mia, sono? Sei morto, Alessio, dove vuoi che sei? Sei morto, hai sbagliato strada, sei morto? Che schifo, mamma mia. Primo. Mm-hmm. Primo. Primo. Mamma mia. Poi la cazzina ti mette davanti alla bastarda. Sì, proprio, sì, sì. Ha fatto tutta la run da morto. Sì, confermiamo. Ale, che spingi Y? No, no, tu no, che dici? Un'ora e mezza, un'ora e mezza, un'ora e mezza. Sei vecchio come la morte. Sì, perché sei lentissimo e siamo morti. Ci hai messo un'ora e mezza, ci hai messo. Mamma mia. Dai, guarda, tutto ce lo fa rifà. Mamma mia. Ah. Ma da dove ce lo fa rifare? Da tutto, da tutta la discesa, perché fai talmente vomito, no, e quindi ce lo fa rifà. Primo. Guarda qua, panza di merda, guarda, ti sto pure a superare. Guarda, è incredibile, ti ho superato qua, panza di merda, guarda. Primo, primo, di poco ma primo. Sempre io primo, Alessio, pure di tanto, tra l'altro. Devi spingere Y veloce, Alessio, non è difficile, eh. Prova Y veloce, Alessio. Ero così veloce che l'ho portata a posizione, sì, tipo mezz'ora prima che, sì, che cominciasse l'animazione. Allora, qua ci fermiamo, ragazzi, perché è meno 5, quindi continueremo settimana no, prossima, mercoledì prossima. Minigioco, no, minigioco. Non ci sono minigiochi, qua ci fermiamo. C'è allora, ragazzi, vi ricordo, domani, ore 16, il cortocircuito con me, Alessio e Francesco. Domani, ragazzi, c'è una puntata incredibile, perché domani si parlerà di God of War, GTA 7, del dietro front clamoroso di PlayStation. Si parlerà chiaramente di E3, visto che ormai siamo, questo sarà l'ultimo cortocircuito prima dell'E3, perché settimana prossima saremo in pieno E3. Sì, GTA 7, volevo dire Gran Turismo 7, GT7. E direi che ci siamo, quindi domani fantascienza con il cortocircuito. Ma è stato un piacere. Scusami, e per quanto riguarda le chiacchiere, ragazzi, Switch Pro, dobbiamo aspettare che lo annunciano stasera, Alessio. No, bisogna aspettare stasera che l'annunciano per parlare, quindi devo far finta di nulla. E quindi dicevo, torneremo insomma per quello che stavo dicendo, parleremo domani, cortocircuito, e qui invece per quanto riguarda i Takes Two, settimana prossima, mercoledì, con quella che probabilmente, presumibilmente, è l'ultima puntata. Chiaramente questa è stata una puntata sperimentale in cui non abbiamo parlato.
aspettiamo di vedere, decideranno i commenti su YouTube se torneremo a parlare prima delle nostre puntate di Let's Play o se continueremo a giocare come due parli. Qualsiasi YouTuber. Ciao a tutti, baci e basta, fine. Buon pomeriggio, buona serata e buon proseguimento. Ci vediamo domani con il cortocircuito. Ciao.